All'inizio degli anni 50, il Grand Tour di Julio Lafuente, giovane architetto, guadagna la capitale italiana dopo un lungo viaggio in sella ad una moto BMW, residuato bellico del vicino conflitto mondiale. È il 1952. Per la strada incrocia il Giro d'Italia e Fausto Coppi. A Roma, il primo incontro dell'architetto franco-spagnolo Lafuente, primo in senso letterale perché ci finisce davanti girando in centro con la BMW, è il Pantheon, di cui ha studiato la cupola e i cassettoni che convergono nel centro vuoto sul cielo all'École des Beaux-Arts di Parigi. Beaux-Arts, la scuola Pompier, gli studi classici ed accademici che, dice Le Corbusier, servono solo a chi se li lascia alle spalle, ma anche la scuola del Prix de Rome a Villa Medici, sicuramente prepara il terreno. Julio, che in realtà vorrebbe andare negli USA a vedere il grattacielo Seagram di Miss Van der Rohe, si ritrova innamorato di Roma. E se per abitare disattende i consigli e sceglie prima una pensione accanto al Pantheon e poi Piazza Navona, a quell'epoca luogo di botteghe e ferri vecchi, di fontane in cui si tuffavano ragazzini, per vedere l'architettura ultima, l'architettura contemporanea di quei primi anni 50, deve andare ai Pairioli. Nel quartiere borghese che sta nascendo, racconta Julio, Roma non è solo il passato, anzi è il presente più vivo, è la frenesia costruttiva. Julio incontra Luigi Moretti, che sta per andare a Milano. Incomincia una lunga collaborazione con lo studio Monaco Luccichenti. Conosce e si lega d'amicizia con Ludovico Guaroni e Pietro Cascella. Insieme, con Pietro e Andrea Cascella, si presentano al concorso internazionale di Auschwitz. Visitano il campo e i forni. Ne nasce un monumento installazione. Un treno immaginario dedicato a ciascuno dei paesi delle vittime, appoggiato a binari fatti di catene, il tutto presentato come se avesse appena nevicato. Vince il primo premio, ma non sarà mai costruito. Anni dopo comparvero in diversi paesi vagoni reali in ricordo di Auschwitz. Sono molti i progetti realizzati in quegli anni. Alla collaborazione con lo studio Monaco Luccichenti si affianca e poi si sostituisce quella con l'ingegnere Rebecchini. Le 10.000 voci salgono su dalla piazza ormai mescolate, fuse e indistinte in un brusio denso e caldo. Julio è fine, è antico e non ama tirar fuori tutto di sé. Sa bene Julio il valore della reticenza, dei piccoli misteri e sa che bisogna essere un po' gelosi delle proprie cose, della propria vita. Non sappiamo quindi quanto abbia influito insieme alle sue più intime posizioni personali la situazione politica spagnola, quanto abbia potuto il fascino di Piazza Major a Madrid o delle Ramblas di Barcellona, l'attrazione di questi travertini corrosi, di questa romana eterna decadenza antica. La tecnica elaborata dalla Fuente per sviluppare al massimo con il rispetto di tutte le regole dell'arte le proprietà espressive del mattone a paramento, combinando in vario modo teste, lati e piano dello stesso mattone per ottenere la necessaria varietà giocando con le punte degli angoli acuti o ottusi nelle curve ampie, che sono una delle caratteristiche della sua architettura. Dopo le mega strutture degli anni 60, si è tornati a dare il giusto valore ai modi nuovi di sfruttare le tecniche tradizionali. Julio Lafuente ha dato prove notevolissime nei passati anni 70, anni 60 e negli ultimi anni 50. Nell'opera di Lafuente il futuro sembra essere stato una componente basilare, perché si tratta, da sempre, di progetti e architetture frutto di una grande visionarietà, ma anche del desiderio di guardare avanti, tanto avanti che Julio Giovane anticipa molte cose che poi saranno oggetto di diffusione del linguaggio della cultura progettuale nel dibattito degli anni 70 in poi. Tecnologia spinta senza rinunciare alla poesia, per esempio come nell'edificio Esso alla Magliana, Lafuente attribuisce la soluzione alla necessità di concentrare il peso e i pali di fondazione, che in quel terreno di riporto dovevano scendere fino a 60 metri, per trovare il suolo adatto, e attribuisce a un certo risparmio di costruzione la condizione del cliente,
ma forse questa è l'autodifesa della morale funzionale. Julio Lafuente, come architetto e progressista, ha avuto una serie di intense stagioni e una produzione prolifica e densa tanto quanto la sua vicenda umana.